tre concerti fondamentali, di quelli che ho visto, ne ho visti talmente tanti, e anche per questo auspico che si ritorni a fare musica dal vivo, intanto perché è fondamentale per me non solo farli i concerti, ma anche andarli a vedere come spettatore. Allora, diciamo, concerti che mi hanno particolarmente colpito, segnato, tantissimi, cavolo, non è facile selezionarli. Ultimamente Ozzy a Firenze Rocks, con Zakk Wylde alla chitarra, poi sicuramente Santana ai tempi di Supernatural, quindi intorno al 2000-2001, bellissimo concerto, e poi Rammstein a Bologna, fantastici, divertentissimi, mattissimi. Ma il posto più strano che mi viene in mente in questo momento è un palco, visto che da un anno e mezzo che non ci fanno suonare. Il luogo più strano il primo luogo strano che mi viene in mente è questo, perché questa privazione di un anno e mezzo di concerti ci fa sembrare il palco una cosa esotica, e invece non deve esserlo, deve essere una cosa erotica e quotidiana. Dentro al Colosseo, sì, ci può stare. E poi mi piacerebbe suonare a Pompei come Pink Floyd. Allora, tre libri preferiti, anche qui non è facile. Dunque, sicuramente La Divina Commedia, perché è il settecentennale di Dante, e poi perché me la porterò in giro quest'estate in tournée, diventerò anche voce recitante di Dante, scusate se è poco ma forse anche abbondante, e vi faccio anche le rime. Poi sicuramente John Fante, e siamo sempre nella rima, perché è stato l'ispiratore di Bukowski, che è un altro autore che io adoro. John Fante, italianissimo naturalmente, di origini abruzzesi, ma scriveva da emigrante italiano negli Stati Uniti negli anni 20, anni 30, 20-30. E poi un altro grande autore, in realtà è un gruppo di autori che si firma come Wu Ming, sono tutti italiani, e scrivono dei romanzi storici meravigliosi, stupendi, e vi invito a scoprirli.